Vediamo adesso come fare la ricerca combinata, utile per unire insieme più ricerche. Usiamo la ricerca combinata per fare ricerche complesse, dove ci sono almeno due concetti da cercare, magari con diversi sinonimi e/o varianti. Dovremmo cercare un concetto alla volta e poi unirli in un secondo momento attraverso la ricerca combinata. Vi propongo di cercare come esempio il disturbo ossessivo-compulsivo e la terapia cognitivo-comportamentale. Cerchiamo il primo concetto, il disturbo ossessivo-compulsivo, che in inglese si dice Obsessive Compulsive Disorder. Cerchiamolo quindi nella banca dati e inseriamo il primo termine, Obsessive. Poi mettiamo anche il sinonimo, Compulsive. L'operatore che dobbiamo mettere tra i due termini non è l'and, bensì l'or, perché per noi i termini sono sinonimi. Il disturbo ossessivo compulsivo viene spesso chiamato anche con la sigla OCD. Mettiamo l'or anche in questo caso. Così ne abbiamo messo tre sinonimi. Ossessivo o compulsivo o la sigla. E lanciamo la nostra ricerca. Abbiamo trovato 171 risultati. Passiamo al secondo concetto. Quindi era la terapia cognitivo-comportamentale. Prima di cominciare a fare la seconda ricerca, selezioniamo il bottone Clear e ricominciamo a cercare il termine, che potrebbe essere quindi cognitive. Or, behavioral, or, la sigla CBT, Cognitive Behavioral Therapy, e lanciamo la ricerca col search. Abbiamo trovato 628 risultati. Abbiamo fatto in questo modo due ricerche separate. Vediamo subito come unirle. Dobbiamo cliccare sul bottone Search History. Qui ritroviamo le due ricerche appena fatte. Clicchiamo sul bottone Clear. Selezioniamo le due ricerche che vogliamo unire, la prima e la seconda, e selezioniamo il bottone Search with End. Noi vogliamo infatti che siano presenti contemporaneamente entrambi gli argomenti. Abbiamo trovato così 9 risultati.